Benvenuti ad Assaggi di Salute. Sono Nicole Scevaroli, la vostra food blogger, e insieme al team di esperti di nutrienti e supplementi abbiamo scelto un superfood con cui preparare una super ricetta. Oggi andremo lontano, nella Cina nord-occidentale, dove nascono le bacche di goji, usate nella medicina tradizionale cinese come elisir di lunga vita, grazie alle loro proprietà anti-aging, antiossidanti e di rafforzamento del sistema immunitario. Infatti, oltre a essere un'ottima fonte di macronutrienti come carboidrati, fibre e proteine, le bacche di goji sono anche ricche di riboflavina, tiamina e minerali come il rame, manganese, magnesio e selenio. Tradizionalmente questi frutti vengono consumati sia freschi che secchi, come ingredienti per preparare bevande, infusioni o trasformati in una salsa da aggiungere al riso al vapore. Noi invece prepareremo dei biscotti. Ci serviranno 150 g di farina di segale, 120 g di farina di tipo 1, 50 g di fiocchi di avena, 80 g di zucchero di cocco integrale, un uovo, una bustina di lievito per dolci vanigliato, 100 g di olio di girasole, latte di soia o di avena, un pizzico di sale e ovviamente le bacche di goji. Per prima cosa ricordiamoci di lasciare le bacche di goji in ammollo in acqua tiepida per 30 minuti. Mentre aspettiamo che si ammorbidiscano, possiamo tostare i fiocchi di avena in padella, giusto per qualche secondo, così da farli diventare croccanti. Poi li frulliamo insieme allo zucchero e al sale. E mescoliamo il nostro mix unendo le farine, il lievito, l'uovo e l'olio. Ora aggiungiamo il latte, quanto basta per rendere l'impasto maneggevole. Impastiamo. E solo alla fine incorporiamo le bacche di goji, dopo averle strizzate e asciugate. Non ci resta che formare delle palline, schiacciarle tra le mani, dandogli la forma di un biscotto, per poi disporle sulla banda del forno non troppo appiccicate. Con le dita controlliamo che tutti i biscotti abbiano lo stesso spessore e rifiniamo per bene i bordi. Basteranno 15 minuti di cottura a 180 gradi e un po' di pazienza per aspettare che si raffreddino per poter gustare i nostri cookies di segale e bacche di goji. E se riuscite a non finirli tutti, avrete anche la colazione pronta per domani. Seguiteci su YouTube, Facebook e sul sito nutrientiesupplementi.it per scoprire i nuovi assaggi di salute. Potete trovare anche tutte le ricette in comodi PDF da stampare e tenere con voi in cucina. Ci vediamo al prossimo assaggio!